Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'amore di Dio in San Francesco e Santa Chiara. Quando San Francesco era ad Assisi, visitava spesso Santa Chiara, dandole santi consigli. Lei aveva un grandissimo desiderio di pranzare almeno una volta con lui, ma il santo non aveva mai acconsentito. Un giorno i frati dissero a Francesco: «Padre, a noi non sembra che questa tua rigidità sia secondo la carità divina. Potresti proprio accontentare le richieste di Chiara, sorella così santa e tanto cara a Dio, che ha abbandonato il mondo dopo aver ascoltato le tue parole». San Francesco allora rispose: «Poiché vi sembra bene, allora chiederemo a sorella Chiara di uscire da San Damiano, dove è rinchiusa da tanto tempo, per venire a mangiare con noi davanti a Santa Maria degli Angeli, dove le furono tagliati i capelli e divenne sposa di Gesù Cristo». Quando giunse il giorno stabilito, Santa Chiara, accompagnata da una sorella e da alcuni frati, arrivò a Santa Maria degli Angeli. Il pranzo era molto povero e apparecchiato per terra, come era solito fare il santo. Quando furono pronte le vivande, Francesco cominciò a parlare così soavemente di Dio che scese su di loro l'abbondanza della grazia divina e furono subito rapiti in Dio. Rimasero fermi, con gli occhi al cielo e le mani alzate. Nel frattempo, gli uomini di Assisi, guardando verso la pianura, videro come un grande fuoco sulla chiesa di Santa Maria degli Angeli, sulla pianura, intorno e sul bosco. Accorsero in fretta per spegnere l'incendio, ma quando giunsero nel luogo, videro che nulla bruciava. Trovarono San Francesco con Santa Chiara e tutti i loro compagni rapiti in contemplazione di Dio, seduti intorno a quella povera mensa, e compresero che quello era fuoco divino, non materiale, che Dio aveva fatto apparire miracolosamente e che simboleggiava il fuoco del divino amore, del quale ardevano le anime di quei santi, frati e monache. Gli uomini allora tornarono ad Assisi con il cuore traboccante di gioia. Dopo molto tempo, quando Francesco, Chiara e i loro compagni si risvegliarono dall'estasi, sentendosi ristorati dal cibo spirituale, si preoccuparono ben poco di quello materiale. Comunque, mangiarono insieme, benedicendo il Signore. Proponimento. Ricordiamoci che è indispensabile trovare il tempo per la preghiera, alimento spirituale della nostra anima.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera per la novena a San Francesco. Quarto giorno. Amato San Francesco d'Assisi, in questo quarto giorno di novena ci avviciniamo a te con speranza e con un cuore desideroso di imparare dai tuoi esempi di fede e devozione. Tu che hai scelto di vivere con i poveri e tra i poveri, guidaci a vedere Cristo in ogni persona che incontriamo, specialmente nei più bisognosi e dimenticati della società. In questo quarto giorno, San Francesco, ti chiediamo di insegnarci l'arte del vero dare. Come tu hai donato te stesso senza riserva, insegnaci a donare generosamente, senza aspettarci nulla in cambio, riconoscendo la presenza di Dio in ogni atto di carità e amore. San Francesco, il tuo amore per il Creatore si è manifestato nel tuo amore per tutte le sue creature. Aiutaci a custodire e a rispettare la creazione, affinché le future generazioni possano anch'esse godere delle sue meraviglie. Infondi in noi un autentico spirito di gratitudine per i doni della terra, del cielo e del mare, e guidaci nel nostro impegno per la salvaguardia del nostro comune domicilio. In questo giorno di novena ti affidiamo anche le nostre famiglie e le nostre comunità. Intercedi per noi affinché possiamo costruire legami solidi e autentici, basati sul mutuo sostegno, sul rispetto e sull'amore reciproco. Ispira in noi atti di gentilezza, di compassione e di servizio, affinché seguendo il tuo esempio possiamo essere veri figli di Dio, fratelli e sorelle in Cristo. San Francesco, proteggi noi e le nostre famiglie da ogni male. Concedici la grazia di crescere nella fede, nella speranza e nell'amore, e di perseverare nel nostro cammino verso la santità. Sotto la tua guida vogliamo essere portatori di pace, di gioia e di luce nel mondo, rendendo testimonianza al Vangelo con la nostra vita. Ti ringraziamo, San Francesco, per la tua intercessione e ti chiediamo di accompagnarci ogni giorno verso la Patria Celeste. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci
alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Francesco, prega per noi.